Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, ritorno alle origini. Ho fatto un video di make-up, ho fatto un video sorpresa, ho fatto un vlog, e ho fatto un video sulle unghie e quindi ora ritorno alle origini. Ed è sicuramente un video che vi interesserà moltissimo proprio perché forse questa è una delle cose fondamentali se stai seguendo il Curly Girl Method. Allora, se tu non sai che cos'è il Curly Girl Method, purtroppo non te lo posso spiegare qui, ma ti lascio tutte le info in merito, quindi al video, su che cosa devi sapere prima di iniziare il Curly Girl Method e tutta la playlist relativa. Ad ogni modo, se tu hai già seguito il metodo, stai già seguendo il metodo, ma non sai come si scelgono gli ingredienti, se sono nocivi o meno, questo è il video che fa per te. Quindi resta qui, ci metterò tutto il mio impegno veramente per farvelo capire al meglio, ovvero quali sono gli ingredienti che non devi trovare nei prodotti per vedere se questi sono adatti o meno al metodo. Quindi impegnatevi, mi raccomando, attive fino alla fine. Detto questo, se ancora non siete iscritte al mio canale, vi ricordo di iscrivervi se vi fa piacere, così che io quando pubblico il video vi arriva la notifica se voi attivate anche la campanellina e se volete seguirmi anche su Instagram. Detto questo preambolo, iniziamo subito col video. Mi raccomando, occhi aperti, orecchie aperte, tutto sta per iniziare. Allora, entriamo nel vivo della cosa. Se tu ti sei approcciato al Curly Girl Method, sai che ci sono ingredienti che devono essere evitati. Parliamo di solfati, di siliconi, di alcol, di cere, di parabè, di tutte queste cose, perché seccano i capelli, perché tolgono elasticità. Quindi, ma io come faccio io, Jessica, a capire se un prodotto è adatto o meno? Senza rivolgermi a qualcuno, per fortuna, per grazia divina, ci sono dei siti, quindi grazie alla tecnologia, visto che viviamo in un paese moderno, spero, però almeno sviluppato a livello di tecnologia, noi prendiamo l'INCI, ovvero la lista degli ingredienti che si trova dietro al prodotto che noi vogliamo vedere se è valido o meno, prendiamo questa lista, solitamente si trova online. La copiamo e la inseriamo in uno di questi siti. Questo sito ci dirà se questo prodotto è adatto o non adatto, o se per alcuni è adatto, per altri meno. Quindi fin qui, diciamo, ci siamo, no? Per fortuna, io ripeto, ci sono questi siti perché purtroppo gli ingredienti che poi vi fornirò una lista, magari vi fate lo screen, ve la conservate, però gli ingredienti, quelli almeno più comuni che trovate nei prodotti per capire se questo è adatto o meno, sono veramente difficilissimi da ricordare. Vi potete ricordare, ad esempio, alcol denaturato, perché quello è uno dei più comuni che trovate all'inizio delle lacche, dei prodotti spray, di tantissime cose, quindi quello sapete che non è adatto, anche se ci sono. Perché questo è capitato, dove voi ci sono delle volte in cui voi andate in panico perché dice Jessica, ma se tu hai detto che gli alcol non sono accettati, perché questo prodotto ha l'alcol però è accettato dal metodo? Perché questo sito mi dice che è accettato? Perché, come in tutte le cose, ci sono degli alcol, ad esempio, che sono tollerati perché non seccano i capelli e degli altri alcol che invece non sono tollerati perché seccano i capelli. Quindi voi mi direte: sì, ma questo è un discorso troppo grande. È vero, è per questo che io, diciamo, ci ho messo un po' perché è anche difficile da spiegarlo, ma più che altro è anche difficile proprio nell'atto pratico. Io non è che sono nata sapendo tutto. Data la mia esperienza, la mia voglia di conoscere, quindi mi vado a leggere tutti gli INCI dei prodotti e ad un certo punto
guarda questo, guarda quello, guarda questo, riesco a capire se un prodotto è adatto o meno. Però veniamo a noi, non perdetevi d'animo, perché come l'ho fatto io potete farlo voi. In primis, punto, chiudiamo questo discorso. In primis, come vi ho detto, voi potete fare riferimento a questi siti online. Parliamo di Carsbot, parliamo di isitcg.com, parliamo di tightly.com, parliamo di Ricciolario. Allora, ormai ci sono tantissimi siti. Quello su cui, anzi quelli su cui io faccio maggiore affidamento sono i primi due, ovvero Carsbot e quello che vi ho detto prima ha le sigle, quindi isitcg.com. Allora vi spiego un po' così e poi non vi preoccupate, io vi do anche la lista degli ingredienti se non volete fare riferimento al sito, ma restate con me. Allora, ad esempio Carsbot, quando tu vai ad inserire gli ingredienti lì, quindi questi devono essere, come dire, siti che voi dovete controllare costantemente, quindi dovete avere a portata di mano se state da Acqua e Sapone, se state da Tigotà, perché dovete vedere gli ingredienti, anche se mi raccomando controllate bene, perché spesso gli ingredienti che trovate sul sito online sono anche diversi, quindi lì c'è anche la fregatura, sono anche diversi rispetto al prodotto che ad esempio voi avete in mano da Acqua e Sapone. Quindi mi raccomando sempre gli occhi aperti in qualsiasi ambito, quindi anche nei capelli. Allora, Carsbot, inserisci gli ingredienti, se è tutto verde, le schermate sono tutto verde, sono tutte verdi, significa che il prodotto è approvato dal metodo. Se le caselle, alcune sono rosse e altre sono gialle, significa che questo prodotto non è approvato dal metodo. Significa che questo o sarà un solfato, o sarà un alcol seccante, o sarà una cera. Quindi non rischiamo e togliamo. Se invece, questo capita nella maggior parte dei casi, quando trovate ad esempio uno shampoo purificante, o lo shampoo purificante, perché quando voi inserite la lista degli ingredienti, quindi l'INCI, che cos'è l'INCI? La lista degli ingredienti, la inserite su Carsbot, quando esce il riquadro giallo, che cosa significa? Significa che per alcuni va bene, per quelli più, come dire, tolleranti, per altri quel prodotto non va bene perché è particolarmente seccante. O ad esempio, quasi sempre, quando esce il riquadro giallo, significa che è un prodotto troppo, come posso dire, purificante, troppo sgrassante, e quindi può essere uno shampoo purificante, perché significa che avendo all'interno un prodotto un po' più aggressivo, che va, diciamo, a sgrassare, quello non può essere utilizzato sempre come low poo, ma va utilizzato come purificante, perché sgrassa la cute, quindi se tu lo fai troppo, secca. Per quanto riguarda invece il sito isitcg, voi inserite gli ingredienti. Questo ad esempio ti dice, una volta inseriti gli ingredienti, probabilmente il tuo prodotto è ok. Quindi significa che per alcuni va bene, per altri meno. Nel caso non è che tu stia facendo proprio un errore, nel caso in cui tu lo utilizzi, stai facendo l'errore se dice non è approvato, ok? Quindi fate riferimento sempre a questi siti, è importantissimo, e ci tengo a risottolineare di controllare sempre gli ingredienti sul sito e dietro la confezione, perché possono essere, mi è capitato personalmente, sono rimasta fregata, possono essere formule diverse, perché capita che a volte fanno la formula giusta, approvata, poi per guadagnare di più fanno una formula che non va bene. Quindi, una volta fatto vedere questi siti, vi ho messo i due per me più importanti, anche se isitcg
ti dice anche, ad esempio, questo prodotto contiene le proteine, quindi ad esempio può essere un po' più specifico se voi siete proprio agli inizi, quindi dice questo prodotto contiene le proteine, oppure vi dice questo prodotto contiene questo ingrediente che però se hai i capelli sottili è troppo pesante per te. Quindi se tu sei agli inizi, non sai che cosa sono le proteine, non sai dove si trovano, però con questo video ti aiuterò, è meglio che tu scelga Isit CG, ok? Poi se non te ne frega delle proteine, se senza proteine e con proteine, scegli Carlbot. Ma chiudiamo sito, chiudiamo parentesi sito e veniamo agli ingredienti da guardare con gli occhi. Difficile. Allora, quello che devi ricordare, questo lo puoi fare tranquillamente, è che i solfati, quando tu incontri un solfato all'interno del prodotto, quasi sicuramente, proprio è certo, trovi la parola sulfate. Quindi te l'ho detta in italiano, sulfate. Stai sicura che quello è un solfato, perché è proprio così che si definisce, che poi è ammonium sulfate, un'altra cosa sulfate, quello è un solfato. Ok? Poi ci sono alcuni solfati che vanno bene. Io ti metterò la lista dei solfati che non vanno bene e sono molto molto comuni. A seguire lista. Altri ingredienti ovviamente che devi evitare, proprio questa è la base del Curly Girl Method, sono i siliconi. Questi perché si accumulano sui capelli, si fa quella patina attorno al riccio e quello è quel motivo per cui tu il giorno dopo fatto lo shampoo hai i capelli lisci, perché i capelli sono così appesantiti da questa patina che si afflosciano. Quindi i siliconi sono da proprio evitare. Trovi ad esempio dimeticone, dimeticonol, silane, silicon. Allora, le parole ad esempio che terminano con cone, silicone, a seguire lista di siliconi non adatti. Allora, tra gli alcol seccanti, quello che trovi in pole position sempre, io lo trovo sempre, ad esempio nei prodotti spray per il mare, per i capelli, sempre nelle lacche, spesso nei gel, trovi alcol denat, etanol, isopropanol, propanol, quindi vedi che più o meno le parole si assomigliano. Poi purtroppo è tutta una questione di occhio. Se hai la memoria, non come me, meglio. Abbiamo le cere che sono veramente, cioè non si tolgono neanche se vi grattate i capelli, non sto scherzando, se vi grattate i capelli si tolgono. Allora, la cera comune la trovi con wax, cioè la maggior parte delle cere con wax, WAI. Poi dodecane, che lo trovi nella cera, nella crema che utilizzavo io, Adorn, un tema. Dodecene, isododecane, paraffina e a seguito una lista di cere da evitare. Allora, questi sono gli ingredienti, non tutti, diciamo quelli più comuni che trovate, nei prodotti che non sono adatti. Mi raccomando, fate molta attenzione, ve lo ripeto, e considerate che comunque la maggior parte degli ingredienti adatti, quasi sempre al primo posto, ha l'acqua. E la classe, e diciamo la lista degli ingredienti, quindi l'INCI, va dalla percentuale maggiore di quel prodotto. Quindi, ad esempio, se come primo prodotto trovate l'acqua, significa che in quel pro se come primo ingrediente trovate l'acqua, significa che in quel prodotto la maggiore percentuale degli ingredienti è l'acqua.
quindi è un'ottima cosa. Questo vale anche un po', ad esempio, per gli ingredienti alimentari. Quello che trovate al primo posto è quello che trovate sempre. Se trovate zucchero, eliminatelo. Quindi mi è capitato tante volte di trovare un solfato, tante volte di trovare ai primi posti la cera tipo Dodecane. Niente raga, spero di esservi stata d'aiuto. So che comunque ci vuole molta pratica, credetemi, perché anche per me all'inizio era veramente difficile, non essendo noi esperte in che cosa siamo laureate. Ok, io sono laureata in francese e in spagnolo, e quindi in letterature moderne, però non sono laureata in, che ne so, biologia. Chi si occupa di queste cose? Biologia. Non so, non mi interesso, cioè mi interesso a livello amatoriale di queste cose, ma non è che noi siamo esperti, quindi questo è il quadro generale, questa è la situazione, questo è come mi regolo io. Ci tengo a precisare che tra quei due siti, Cardbot e Isit CG, la versione più restrittiva è quella di Isit CG, mentre l'altro è un po' più flessibile. Io mi trovo molto bene con Cardbot perché mi dà subito, diciamo, la soluzione, anche se a volte, essendo una macchina, comunque si è sbagliato, perché ad esempio mi ricordo con un che era un prodotto di Maternatura, lui vedeva una cera anche se non c'era. Quindi nella maggior parte dei casi il 99%, diciamo, è sempre valido, l'1% lasciatelo sempre al dubbio. Per ogni caso sapete dove trovarmi, ovviamente non è che io sono, diciamo, migliore di voi, ho molta esperienza in merito, questo sì, tranquillamente posso aiutarvi e ne parliamo insieme. Se volete un video su come riconoscere le proteine e siete arrivate fino a questo punto, mi raccomando, fammelo sapere con un bel pollice in su, soprattutto se il video ti è piaciuto. Detto questo, ti lascio alla prossima, ti mando un bacione.